E benvenuti in un nuovo video. Oggi non spaventatevi perché mi vedete struccata, ma faremo un video dove il mio ragazzo mi compra il make up e per cui mi trucco con quei trucchi lì. Però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi qua sotto cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanella di fianco, così vi arriva la notifica quando esce un mio nuovo video. Se vi piace questo video e ne volete vedere degli altri, vi ricordo di mollarci un bel like. Se volete commentate e se ancora non lo fate vi invito anche a seguirmi su Instagram. Allora, Lorenzo è qua. Saluta. Ciao. È qua in parte a me e vediamo cosa ha combinato. Allora, mi ha comprato i trucchi sul sito di Douglas, non so come si dica. Ho già aperto il pacco, non ho guardato cosa c'è dentro. E andiamo a vedere un po', a sbirciare un po' cosa ha comprato. Vi faccio vedere prima tutti i prodotti e poi decidiamo con che cosa truccarci. Non so se ha comprato più cose per tipologia o una cosa per tipologia. Vabbè, c'è dentro un codice sconto 20% su tutto, sul il marchio Alma K, e andiamo a vedere. Allora, vi faccio vedere i campioncini così ce li togliamo fuori dai marroni. C'è dentro di Chanel un campioncino del fondotinta, sì, Les Beige, nella colorazione B20, dovrebbe essere giusta anche la colorazione. C'è dentro questo, ottimo, proveremo. Oppo, mi ho fatto ballare. Poi di Hermès un campioncino di profumo, tutti i Twilly di Hermès. Sentiamo com'è. Buono, fruttato. E poi il Flora di Gucci, questo qualcuno ci sente. Buonissimo questo, chi vuole regalarmelo a Natale, vabbè, io lo metto in lista. Allora, pesco a caso. Ha preso un correttore a vedo, per intanto che sono tutti i prodotti di Essence, quindi low cost e ci sta. Allora, di correttore ha preso il Stay All Day 14 ore waterproof nella colorazione 40 Verm Beige. Questo deve essere un pelo più scuro del mio incarnato, dopo andremo a vedere. Poi ha preso questo gel mascara, il Lash Brown, sempre di Essence, appunto, fatto così, proprio un mascara fatto a gel per sopracciglia dovrebbe essere, vediamo. Questo dovrebbe essere un fissatore per sopracciglia. Allora, sì. Ok. Questo qua. Per andare a fissare i prodotti per le sopracciglia. Poi, per le sopracciglia, ha preso la Why What a Brown Pen. Questa. Nella colorazione, non ci siamo. Nella colorazione a 01 light brown dovrebbe andare bene. Da una parte c'è proprio la penna, fatta proprio a penna, e dall'altra c'è il pettinino per pettinare le sopracciglia. Poi ne vedo un'altra di matita. Questa qua forse ha sbagliato un po' il colore, mi pensava più scura, la A Brown Designer nella colorazione 02 brown, molto scura. Questa non lo so, molto scura, sì,
Un po' molto scura questa. Facciamo una swatch. È abbastanza scuretta. Vabbè, vedremo. Poi deduco come cipria. Sì, cipria compatta. Ha preso la Mosaic Compact Powder di Essence nella colorazione 01. Questa l'ho già provata, mi è piaciuta buona. Appunto, la cipria, questa l'avevo già comprata, già utilizzata, mi è piaciuta nella colorazione 01, non mi ricordo più se andava bene, però è questa qua come cipria, come terra, potete utilizzarla in tutti e due i modi. Buona. Intanto ci sono tutti i prodotti, ci sono quasi tutti, adesso vediamo. Poi vedo un mascara, il Maximum Definition, volume mascara. Interessante questo, mai provato. Poi vedremo lo scovolino. Poi un blush, vedo il The Blush, quello classico di Essence, nella colorazione 90, Bedazzling si chiama. Forse un po' chiaro, un po' rosa chiaro, però vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta. Poi ecco finalmente il fondotinta, lo Stay All Day, 16 ore, senza siliconi, microplastiche e oli minerali, nella colorazione 04 Soft Champagne, sono 30 ml, è Long Lasting Foundation, mai provato, però molto interessante, che è lo stesso del correttore, quindi ottima combo. Si spera che duri tutta anche la giornata. Poi ha voluto comprare un altro mascara Lorenzo, questo qua però in formato mini size, Giusto. piccolina da viaggio, è Lorenzo. Questo qua che non ho mai provato, che tutti dicono che è fenomenale come mascara, il Lash Princess, quindi mi farà sentire una principessa. Ah no, scusate, non è un mascara, ma è un eyeliner. Mi vuoi mettere alla prova, Lorenzo? Perché io l'eyeliner non riesco a, Ma cioè qual è? non riesco a usarlo, non l'ho mai usato, fatto a penna, quindi non è un mascara, ma è un eyeliner, quindi un prodotto per gli occhi abbiamo. Molto bella la punta. Vedremo cosa uscirà. Allora, infine, quindi manca un prodotto per gli occhi, giusto? Perché palette non le ho viste, e qualcosa per la bocca. Allora, per gli occhi, sì, ha preso il Luminous Hey Tint Liquid Shadow, quindi un ombretto liquido, sì, a base d'acqua. Si scioglie come un ombretto in polvere, c'è scritto nella colorazione 02 Gleaming Charm. Un po' chiaro forse. Vabbè. Dopo lo proveremo con l'applicatore fatto così con la spugnetta. Vedremo com'è. E come labbra, questo, l'Extreme Shine Volume Lip Gloss, potevi cattare fuori una colorazione un po' più brillante, però va bene. Non è brillante. Insomma, è un po' smortina col mio incarnato. Vediamo se non sembra una morta. Vabbè, dopo lo testiamo, vediamo come esce con tutto il make-up. Comunque, questo qua nella colorazione 11 Power On Nude. Allora, per intanto è promosso. Adesso andiamo a vederli sul viso se poi alla fine del video sarà promosso. C'è dentro anche la fattura, però non ci sono i prezzi, quindi non so quanto abbia pagato. Guardiamo se nello scatolone c'è
solo la carta, sì, non ci ha fregato, quindi è buona. Giusto, sono questi i prodotti che avevi preso? Sì, sono questi. Ok, e andiamo a truccarci appunto con i prodotti che ha comprato Lorenzo. Partendo dal correttore, sì. Allora, questo qua, giusto? L'unico che hai preso? Solo per le sopracciglia hai preso due cose, giusto? Sì. Questo è l'eyeliner, quello fondotinta, così. Ok. Questo, che è l'unico che c'è, che secondo me è un po' più scuro nel mio incarnato, però, vabbè. Andiamo ad applicarlo alla sua spugnetta, quindi. Vado. Compriamo un qualche brufoletto che c'ho. Così. Sapete che non sono una make-up artist, quindi io vado a metterlo così un po' ovunque. E quindi dai. No, però devo dire che il correttore ci ha azzeccato. Essendo leggermente abbronzata ancora, va bene. Sì, va bene. Vado a sfumarlo con la spugnetta, questa qua è di Douglas, proprio trovata nella, l'avevo trovata nel calendario dell'avvento, questo che mi ha regalato sempre lui. Mi scuso se sentite il martello, cos'è il martello? Sì. Sì. Martello, il martello, ma stanno facendo i lavori di sabato pomeriggio qua. Pazienza. Allora, di qua c'ho lo specchio. No, devo dire che copre abbastanza come correttore questo. Sì. Ok. Andiamo a provare il fondotinta. Scicchiamo. Metto un po' sulla mano. Molto liquido, devo dire la verità. Ah, sì. Molto molto liquido. Vabbè. Andiamo a fare disastri, andiamo a prenderlo con la spugnetta, tanto ne metto poco di fondotinta perché per i gusti fa ancora caldo e quindi se no poi vado a sciogliermi, visto che poi dobbiamo uscire, andremo a Brescia, al castello di Brescia che c'è l'estetista cinica. Vera Lab, l'estetista cinica, ecco, quindi andiamo a questo evento. Per la felicità di Lorenzo. Visto che è più una cosa per ragazze. Io aspetto in macchina. No, vieni con me te. Ci sarà qualcosa anche per te, ti compreremo il gelato. Sì. Ok. E anche fondotinta, devo dire che ci sta. Vedete? Bello luminoso come fondotinta. Un po' liquido, quello sì. Vabbè. Poi, andiamo a fissare tutto con la cipria. Mi sono dimenticata il pennello. Mando Lorenzo a prenderlo, arrivo. Rieccoci, è andato a prendere i pennelli perché i pennelli no, non sono pervenuti nell'ordine. Sto facendo già i disastri. Allora, andiamo a prendere la cipria. Ma che profumo di cocco che ha! Senti? Vero? Buonissimo, sì, è proprio. Sa proprio di cocco, molto estiva. Andiamo a fissare il tutto che mi pare buono.
Mi pare bello. Bello luminoso. Per intanto, bravo. Grazie, grazie. Ecco, non ha preso l'illuminante perché sa che non l'uso. Come avete visto. E nulla. Ok, fissato. Ma che buono. Ci arrivo tutto il giorno così ad annusarlo. Poi, blush. Questo è il blush. Sì, è un po' chiarino, però va bene. Sì. I pennelli, come vedete, non sono puliti, però va bene, fateci caso voi. Sì, è leggermente chiaro, però dai, ci sta. Ci sta, ci sta. Cosa dici tu? Bellissima. Grazie, grazie. Ruffiano. Allora, poi passiamo alle sopracciglia. Ragazzi, io utilizzo questa più chiara, perché l'altra mi sembra davvero scuretta. Allora, andiamo a pettinarle all'insù. Eccoci qua. Ok. E vado a riempirle. Ok. Vabbè, la cosa che utilizzo di più e finisco anche di più sono i prodotti per le sopracciglia, io non so perché, ma quelli faccio proprio, li termino in fretta, le altre cose no. Ok, sì, la matita va bene, è giusta, è giusta lo stesso colore delle mie sopracciglia. Vado ancora un attimo a sfumare e pettinare. Ok. E andiamo a fissare con il mascara trasparente. Cosa in più che ha comprato. Non so neanche se sapeva dell'esistenza di sto coso. Così andiamo a fissarle e stanno lì tutta la giornata. Forse mi avrà visto usarlo qualche volta. Ok. Bello. Comodo. Poi passiamo agli occhi. Gli occhi. Allora, ha comprato l'ombretto liquido, abbiamo detto, e le liner. Io speravo che era il mascara, così lo provavo, invece è le liner. Però va bene. Allora, proviamo questo ombretto, non sono i miei preferiti, preferisco quelli in polvere, però proviamolo. Allora, è fatto come il correttore, stesso applicatore, se è luminoso, ok. È un colore molto luminoso, ragazzi. Ok.
Sì, è un ombretto molto luminoso. La base d'acqua si sente. Applicato solo così e così. Vado proprio un attimo a cercare di sfumarlo leggermente con un pennello, vediamo cosa esce. Con su un po' di ombretto residuo, andiamo anche a fissarlo. Allora, sfumato con un altro ombretto, avvicinati allo specchio. È molto luminoso, sì, come... allora, da solo non lo so, però se volete creare dei punti luce o fare un make-up molto luminoso, sì, come vedete, è molto molto luminoso come ombretto. Non è dei miei preferiti, un po' bocciato come ombretto, però... Essendo un maschio, proviamo a mettere l'eyeliner. Allora, vuoi metterlo te? Dai, che ce la fai. Allora, aia, se non mi faccio male. Sembra un panda, ragazzi. Allora, a destra, alla mia destra, diciamo che è uscita una cosa abbastanza decente. Alla mia sinistra, no. È un occhio di prova, ci sta. Vediamo se riesco a sistemarlo un attimo. Dai, più o meno l'abbiamo messo. Ecco, non chiedetemi di fare la codina perché non sono capace. Tanto che l'ho messo così, l'ho messo bello spesso. Allora, vado un attimo a sistemarmi fuori camera e arrivo. L'ho sistemato un attimo, è uscito così, non è uno dei migliori che avete visto, spero. E ve lo dico, però vabbè, è uscito così, dai, ci può anche stare. Andiamo a... un po' qua perché poi a me va nelle pieghe dell'occhio e poi mi girano. Vabbè, andiamo a provare la schiena, il mascara, questo qua con la confezione rossa. Vediamo
ha lo scovolino così, tipo alberello di Natale. Come allunga le ciglia, ragazzi. Allunga proprio le ciglia questo. Ve le districa, che è una bellezza, a meno sulle mie, come potete vedere. Andiamo a mettere anche lì là. Sì, districa le ciglia, che è una bellezza sta mascara, ragazzi. Le allunga, cioè mi fa le ciglia proprio belle, devo dire la verità. Bello, mascara approvata, ci piace. Ok. Wow! Il mascara 10 più quello che salva tutto il look. Bravo Lollo, se io non mi sporcassi. Il mascara è super approvato, ragazzi. Guardate. È proprio super approvato. Guardate come sono belle in fuori districate le ciglia. Wow, proprio me le ha allungate. Lui dice che è infatti definition e volume, quindi ci sta. Vado un attimo a pulirmi, che io mi sporco sempre con mascara. Ok, qua tra eyeliner e mascara non lo so. Allora adesso, oh, porca Eva, mi sono sporcata anche qua. Adesso andiamo a provare l'ultima cosa, cioè il rossetto. Vediamo se non sembro una morta da 6 giorni, visto che il colorazione non è delle migliori. Giusto, abbiamo usato tutto? Sì. Confermi che ho usato tutto? Sì. Ok, ci siamo. Siamo arrivati alla fine. Lucida labbra, così sembra quasi trasparente. Se andate a metterne di più, vi esce questo colorino rosato, che non mi fa impazzire. Così sembra trasparente, non sembro proprio morta da 6 giorni, ci sta, ecco. Niente, questo qua è il look scelto da Lorenzo, il make up, look make up scelto da Lorenzo. Spero che vi piaccia, io ho fatto del mio meglio e niente, ce ne saranno magari degli altri quando vorrà, magari con altri prodotti più misti. Questa volta ho voluto fare tutto Essence e nulla, io spero che il look vi piaccia. Io andrò a togliere il liner, ve lo dico, perché non mi vedo, e basta. Ci vediamo al prossimo video e io vi mando un grosso bacione. Ciao a tutti!